Ero nel monastero di Copan dal 1974 fino al 1980, e poi la Maluduj ha portato quattro di noi a Sarajevo. Detto alla Malumba che non capivo assolutamente niente, voglio tornare indietro, voglio tornare a Copan. E delle volte non avevamo mai la colazione, soltanto quando c'erano delle puge particolari, allora si faceva. E era molto malato in vari modi, perché e Mary Colony mi ha aiutato molto quando ne avevo bisogno, per cui ho apprezzato moltissimo il suo aiuto. E poi sono stato con Lama Ose per parecchio tempo, l'ho aiutato per 7 anni, dal 1997 fino al 1997 ho preso il diploma e poi sono andato al collegio tantrico per un anno, e mentre ero nel collegio tantrico per un anno, allora a quel tempo anche Lama Rinpoche era a sera che stava seguendo insieme i Tisunati Tai Dalai Lama, e Rinpoche mi ha chiamato e mi ha detto era buono se io fossi andato in Giappone immediatamente. E così allora non potevo andare perché non avevo ancora completato i miei studi nel collegio tantrico. Dopo che li ho completati per un anno di studio al collegio tantrico, allora sono tornato qua al monastero di Copan. E poi ho insegnato ai giovani monaci la filosofia buddista per circa forse 9-10 mesi. E poi durante quel periodo i membri dell'Amitabha Buddhist Center di Singapore hanno chiesto a Lama Zampa Rinpoche di mandare un insegnante residente, e così Lama Zampa Rinpoche ha deciso di mandare me, e così con altri membri del centro Amitabha mi hanno chiesto anche di andare, appunto, di stare a Singapore, e quindi ho accettato. Nel 1999, in ottobre, sono andato a Singapore. Proprio all'inizio proprio ho pensato vado soltanto per un anno, provo per un anno, e poi in qualche modo sono passati 2 anni, poi 3 anni, 4 anni, e dopo di ciò Rinpoche mi ha chiesto di cominciare il programma, il Basic Program all'Amitabha Buddhist Center. E quando ho cominciato il Basic Program c'erano moltissime persone che hanno mostrato un grandissimo interesse, particolarmente gli studenti più anziani, e tutti loro venivano agli insegnamenti. Allo stesso tempo anche le persone avevano veramente tantissimo interesse, interessate a imparare la filosofia buddista, anche se avevano una vita molto impegnata. La mattina andavano a lavorare fino alla sera, e poi avevano una cena velocissima, e poi venivano agli insegnamenti dalle 7:30 alle 9:30 di sera, 2 volte alla settimana. Per cui ho visto, e quando ho visto questo, ho visto veramente, mi ha incoraggiato tantissimo di insegnare sempre di più e quindi condividere con loro quello che io sapevo. E quindi ci è voluto circa 6-7 anni per completare il Basic Program. Poi,
dopo quel periodo, proprio a causa del grande interesse delle persone, ho cominciato il secondo gruppo di Basic Program e ci sono tantissimi, moltissimi studenti si sono iscritti a questo corso di studi e a causa di questo il mio soggiorno a Singapore è diventato veramente lunghissimo. Adesso sono già 21 anni. L'anno scorso la Lama Zopparimpo ci è venuta a Singapore per celebrare il 30º anniversario dell'Amitabha Buddhist Center. E a quel tempo ha espresso che lui era veramente molto contento del centro e lui ha detto questo, che il suo desiderio era stato soddisfatto. Quindi a quel tempo, quando Rinpoche ha espresso la sua gioia, la sua contentezza, veramente mi ha commosso, ma veramente. E sono in grado di portare un pochettino di contributo, un po' di contributo per soddisfare i desideri di Lama Zopa Rinpoche. Nel 2010 Lama Lungrupa ha manifestato la malattia. E quindi a quel tempo Rinpoche mi ha detto: se qualcosa succede alla Lama Lungrup, allora tu dovrai prenderti cura del monastero. Quindi penso che a metà del 2011 Lama Lungrup è, la malattia di Lama Lungrup è peggiorata. So that time Quindi a I quel was tempo teaching stavo insegnando at Amitabha Buddhist Center. all'Amitabha Buddhist Center The same time, e allo stesso tempo Rinpoche mi ha chiesto be the di abbot of Koban diventare Monastery. l'abate del monastero di Koban. E So then I thought it's quindi ho very big pensato che era responsibility veramente una grandissima responsabilità to be abbot. essere l'abate. Then I asked E Rinpoche, quindi ho so what's chiesto the best a to do? So Rinpoche A said, Lama Zopa Rinpoche che teach cosa at fosse la cosa Amitabha migliore da Buddhist fare. Center Mi ha detto: 8 continua a months, insegnare all'Amitabha Buddhist then Center per 8 mesi e 4 months, per 4 mesi look after the monastery. ti prendi cura del monastero. So E quindi I ho followed the advice. seguito questo consiglio Now e ora has been 9 years sono a 9 anni e coming to 10 years. stiamo arrivando quasi al 10º anno. In conclusion, In so I would conclusione, like to share voglio condividere kindness of the mother, la gentilezza delle madri, how mother come la madre protect us from ci the danger. protegge dai pericoli, come le madri ci proteggono dai pericoli. My mother told Mia me madre mi ha after insegnato, mi ha detto, complete my study, dopo che ho completato i miei studi, she told me lei mi ha how detto she quanto saved my life. lei ha salvato la mia vita. When I was young, Quando ero age of giovane, three, quando avevo 3 anni, so a that time my quel tempo i parents miei genitori decide to go to avevano India, deciso di both of andare them. in India, entrambi, e So they decide me quindi to avevano leave behind deciso with my di lasciarmi a grandparents, casa which con is i miei genitori, con i miei 3 hours nonni, walking che distance from my erano home. a 3 ore di distanza da dove She abitavo con i miei sent me genitori. there Loro mi before hanno one mandati week. lì una settimana prima e Stay with my quindi sono stato con i grandparents. miei nonni. So one night, Una my notte mother, she mia had a mamma ha dream. avuto un sogno. I was crying Stavo and piangendo holding e her leg.
Tenevo stretto le sue gambe e le chiedevo, e chiedevo a lei nel sogno, per favore non andare via. E quindi il mattino successivo lei aveva veramente, era molto a disagio, aveva questa sensazione veramente di disagio che magari poteva succedere qualcosa, magari poteva succedermi qualcosa se lei fosse andata in India. Per cui il giorno successivo, la mattina successiva, lei è andata nel luogo dei miei nonni e lei mi ha visto lì e lei ha detto a quel tempo, gli ho detto con mia mamma, in qualche modo ciò che è successo, non lo so, però qualcosa è successo. La mia mente era diventata completamente vuota e quindi ho pianto tantissimo. Allo stesso tempo anche mia mamma piangeva. E i miei nonni allora hanno detto con mia mamma: noi ci prendiamo cura di tuo figlio molto bene, per quale motivo state piangendo? Allora, in qualche modo, mia madre ha pensato che era meglio di portarmi con sé. E quindi così ha deciso di non andare in India. E così mio padre era abbastanza infelice del fatto che mia mamma aveva deciso di non andare più in India e che la mamma sarebbe rimasta con me e lui se ne andava da solo in India. E poi mi sono veramente ammalato molto, mi sono ammalato molto seriamente. E lei, se non si fosse presa cura di me, se lei fosse andata in India, probabilmente potrei essere morto. Quando ho sentito questo, veramente mi ha veramente toccato il cuore. Il mio cuore, ho toccato il mio cuore. E mi sono messo a piangere, veramente. Mi sono commosso profondamente. Se mia mamma non mi avesse protetto in quel momento, non ci sarebbe modo che io avessi potuto studiare, non avrei potuto a prendere il diploma e adesso non potrei insegnare. Quindi anche ricordarsi della gentilezza dei maestri, che cosa sono adesso, è proprio grazie alla gentilezza degli insegnanti, dei maestri, dei guru, che mi hanno insegnato, che mi hanno guidato e che mi hanno mostrato il vero sentiero. E penso che questo è il modo migliore per contraccambiare la gentilezza del guru, è quello di seguire i consigli del guru il più possibile e soddisfare i desideri del guru. In questo modo noi renderemo la nostra vita veramente significativa. Grazie a tutti quanti. Dila sini kasu kar chalana tu ta thengme nyang de thengme ju gi nyang tha sa ko ko tha te ji sa ju gi nyang de na te ji nyang de ko tha se me ba cha cha de sa se ba tha se me ki se ti de sa da ti lo ko la de ha me ka re thung bo ha shin de ji ge do wa
più cari, più preziosi, più gentili, gioielli che esauditi desideri, e tutti gli studenti, tutti gli amici, tutti i padri, le madri, fratelli, sorelle e tutti gli esseri senzienti. Io spero che voi siate bene. È la cosa più straordinaria che non siamo ancora morti. Possiamo vivere anche un giorno extra, un'ora extra, un minuto, un secondo, anche quello. È veramente incredibile. È veramente una cosa incredibilmente fortunata, molto preziosa, incredibile. Nei giorni passati, come in America, sta diventando oggi, quante persone sono morte fino ad oggi? 100.000 persone, compreso oggi, sono arrivati a 100.000 persone che sono morte a causa del virus, senza contare tutte quante le altre normali malattie, il cancro, l'infarto e così via, incidenti di automobili, senza contare appunto le malattie normali, appunto come oltre altre cose, ma soltanto questo, senza contare appunto le cose normali, soltanto per il virus. Per cui se voi foste morti, se noi fossimo morti nel passato, l'anno scorso, l'altro mese, l'ultima settimana o ieri, riuscite a immaginare? Potete immaginare? Dove sareste adesso? Non si può nemmeno immaginare questo. Nei seriami. Allora noi non abbiamo generato. Nel buddismo c'è il metodo che puoi essere libero per sempre dalle malattie, dalla morte, dalle malattie, dalla vecchiaia. Sì. Realizzando le quattro nobili verità, ciò che Buddha ha insegnato a Varanasi, il primo giro della ruota del Dharma. Poi c'è l'intermedio, Chakopumbari. Come si chiama in sanscrito? Chakopumbari. Tenzin dice. Rajgir in inglese? In inglese Rajgir? Non so, Raj vuol dire re. Chakopumbari. Se la dice il vulture peak, il picco dell'avvoltoio. Yangpachen è il posto dove Buddha ha girato la ruota per la terza volta. Comunque, quindi c'è un modo nel buddismo, sì. C'è tutto un sentiero, tutto un metodo che è spiegato chiaramente come essere liberi dal samsara. Non solo libero dalla sofferenza del dolore o dalla sofferenza di incontrare gli oggetti indesiderabili, separarsi dagli oggetti del desiderio, e quindi quando trovate gli oggetti desiderabili non riuscite a trovare soddisfazione. Questo è il più grande problema, anche se voi avete miliardi, zilioni, trilioni di dollari, avete tantissimo. C'è tantissima insoddisfazione, tantissima depressione.
c'è questa grandissima, c'è tantissima ricchezza che per coprire tutti quanti i bisogni per moltissime vite, per 10 vite, per 20 vite. Avete abbastanza ricchezza, però la vostra mente è completamente depressa, avete un sacco di preoccupazioni, un sacco di problemi. Per esempio, in Inghilterra ho visto tanto tempo fa che un uomo era diventato veramente ricco vendendo delle automobili, e lui aveva un grandissimo palazzo con tantissime stanze. Lui sapeva che lui era diventato ricco vendendo le automobili, sì, ma lui non era mai contento. È diventato ricco, ma non era mai contento. Penso, quindi, non so, forse non era in grado di dormire, aveva un sacco di insoddisfazione, era infelice, blah, blah, blah. E quindi, anche se era così ricco, e lui dormiva ogni notte in una stanza diversa. E quindi, poi lui ha guardato che cos'è che l'aveva fatto ricco, e quindi ha visto che era perché aveva vendere le automobili. Per cui lui fuori ha preso tutte quante, ha comprato tantissime automobili piccole, e poi dopo le ha messe fuori e le ha bruciate. Perché lui non conosceva il Dharma, e quindi con la sua mente incolpava le automobili, e così ha bruciato tutte le macchine, queste automobiline, no? E aveva anche la sua guardia del corpo che gli bruciava le automobili. Questo era perché lui non conosceva il Dharma. Perché la sua mente era lì, no? Cioè lì, è lì. Era nelle sue mani, però non lo sapeva. E quindi l'ignoranza, così tanta ignoranza. È lì. Per ottenere la felicità è proprio lì, è attraverso la mente, è soltanto per interrompere e eliminare la sofferenza, eliminare le cause della sofferenza, è proprio lì, tutto quanto è lì, ma lui non lo riesce a riconoscere perché è molto ignorante. Quindi coloro che hanno l'opportunità di imparare il Dharma, che conoscono il Dharma, anche se voi non conoscete tanto, non avete una mente onnisciente, però anche un pochino di Dharma, semplicemente conoscere il karma, il buon karma e il cattivo karma, semplicemente quello. Siete molto fortunati, molto fortunati, molto fortunati. Dovete sapere che tutto viene dalla mente, dovete conoscere quello, tutto quanto è nelle vostre mani, quello che fate voi è completamente nelle vostre mani. Avete una grandissima libertà e siete molto fortunati. Molto fortunati. E poi coloro che hanno l'opportunità di imparare, quindi potete vedere quanto siamo fortunati in confronto a quelle persone che fanno questo. Ah, molto fortunati. Questo non aiuta assolutamente a bruciare le automobiline. Quella è ignoranza, ignoranza. Ecco perché noi andiamo a avere compassione per gli esseri senzienti che stanno soffrendo a causa dell'ignoranza. Ah. Non soltanto pensare, loro sono ignoranti, allora c'è le sofferenze, sono ignoranti. Non così. Dovete generare compassione e fate quello che potete per aiutare. Se voi imparate il Dharma, allora dovete insegnare il Dharma agli altri. Questo è veramente molto importante. Quindi l'FPMT, che hanno cominciato tutti questi gruppi di studio individualmente, quanto Dharma voi conoscete lo dovete condividere con gli altri.
La psicologia, quanto voi conoscete attraverso la vostra esperienza, attraverso la vostra meditazione, voi dovete dire agli altri riguardo al buon karma, da dove viene la sofferenza, da dove viene la felicità. Dovete spiegarlo, dovete introdurre queste cose agli altri. E questa è veramente la cosa più importante, dovete generare questa compassione. Questa è la cosa più importante. Quindi è veramente molto importante, molto importante. Ecco perché proprio soltanto nell'FPA questo è molto importante, come è tanto importante. Coloro che lavorano per l'FPMT, nel Dharma, nel centro di Dharma, quanto voi lavorate, è molto importante. Dovete conoscere, riconoscere questo, dovete realizzare questo. Se voi avete il direttore, il segretario o qualsiasi lavoro che facciate, è tutto il lavoro che per voi fate le vostre pratiche e gli altri per essere sentiti possono incontrare il Dharma, rendete il Dharma accessibile agli altri. È veramente molto importante, quello è veramente molto importante. Quindi il virus, corona, come si chiama? COVID-19, coronavirus, viene dalla mente. Da essere non corrette, da karma negativo, dal karma negativo di danneggiare gli esseri senzienti, è il risultato di base delle 10 azioni non virtuose, del compiere quelle. Ma poi voi non lo sapete, le persone nel mondo non conoscono il Dharma, coloro che non hanno incontrato il Dharma e che tutto quanto viene dalla mente negativa, non da una mente positiva o da una mente virtuosa, ma da una mente non domata. Per esempio, in Cina come si chiama col posto dove è saltato fuori la malattia? Wuhan. I cinesi volevano aprire gli affari, hanno detto che aprivano. Allora tutto quello che avevano bisogno, tutte quante la carne, gli affari facevano con la carne. C'è questo incredibile mercato, non so, come noi abbiamo anche a Washington, come Walmart. Ecco, forse così. Questi posti così grandi, così quanto gli è stato detto di aprire per il cibo, ogni stanza aveva degli animali che erano stati uccisi, hanno tolto la pelle, hanno tolto via la pelle e tutte quante le bocche erano completamente aperte in questo modo, perché quando loro venivano uccisi urlavano con la bocca aperta, stavano urlando e tutto quanto il posto è pieno di questi cadaveri, di questi animali. E quando hanno aperto il mercato un'altra volta per vendere, come anche Trump ha detto che anche in America potevano cominciare a fare il business, ora però forse una o due settimane fa, poi 10 mucche o 10.000 mucche sono state uccise, qualcosa del genere, forse più di 10.000. Ma quanti milioni di maiali
sono stati uccisi. E poi Trump, la prima cosa che lui ha ordinato fu di milioni di maiali che venissero uccise proprio, proprio all'inizio. Per cui se voi non conoscete il Dharma, che è come la mente crea i meriti, e sto semplicemente facendo un esempio che tutto quanto viene dalla mente. Per cui se uno che non conosce il Dharma non conosce il karma, assolutamente. Allora, allora questo... Quindi non soltanto le persone creano il karma negativo, ma anche danneggiano tantissimi esseri senzienti. Per cui invece di interrompere il virus, voi create le cause per il virus. Se non conosci il Dharma, è proprio così. Invece di interrompere, crei le cause. Se non conosci il Dharma, se non conosci il karma. È proprio così. Per cui non siamo ancora morti, però un giorno, anche oggi, voi vivete come un essere umano, anche in un'ora o in un secondo, è incredibile, perché anche quello che voi potete fare in un giorno, o anche in un'ora, anche in un secondo, ciò che potete fare è veramente incredibile, anche in un secondo. Ho già spiegato di queste cose, non voglio ripetere ancora le cose, ma per esempio ogni secondo, come decidete, pensando agli esseri sentiti, voi create le cause per l'illuminazione, create le cause, la cessazione di tutta l'oscurazione, il grossolano e sottile, e completamente tutte quante le realizzazioni, così, in un secondo. È semplicemente per darvi un'idea, no? Il punto è proprio quello che io sto dicendo, è sempre, dipende da quello che voi fate, quello se lo fate oppure no. Ma è tutto quanto lì, anche se voi vivete per un secondo, quello è ciò che voi potete fare, anche in un, se vivete per un solo secondo. Non so cosa stavo dicendo. Sto dimenticando. Devo continuare ancora. Per cui vedete, anche in un secondo voi potete interrompere il rilascio dei neri inferiori, potete interrompere. Meditando sulla vacuità, meditando su bodhicitta, la rinuncia. Anche recitando un mantra, anche soltanto una volta. Ma ne per me, semplicemente una volta. Ecco. Quindi io penso, adesso non parlo molto. Questa è la motivazione, veramente incredibile, incredibile. Quello, anche se voi siete, dovete essere liberi dal samsara, quindi con bodhicitta potete ottenere l'illuminazione, la macchina di non solo potete ottenere l'illuminazione, ma anche potete liberare innumerevoli esseri senza l'oceano, la sofferenza del samsara, anche condurre alla completa illuminazione, innumerevoli esseri senza di ogni reame. Wow. Quindi, ma non pensando, anche se noi lo conosciamo intellettualmente il Dharma, però siamo pigri. Ci sono tantissime distrazioni e non pratichiamo, come me stesso, così.
Sì, è quello che dico a me stesso, no? Non soltanto per voi, lo sto dicendo a me stesso. Quindi la meditazione per lo scopo per la mia vita non è soltanto per ottenere le felicità e la liberazione dal samsara, non soltanto quello, per me stesso, per il vero significato della vita e di beneficiare gli altri esseri senzienti, di liberarli, innumerevoli esseri senzienti, dall'oceano del sofferenza del samsara. E e condurle alla felicità incomparabile. A completa illuminazione. Completamente da solo. E poi per questo ho bisogno di ottenere illuminazione per poter fare il lavoro perfetto. E per questo ascolto gli insegnamenti. Questo è il titolo generale, perché a causa del virus questo è il soggetto generale dell'addestramento mentale del Lojong. Poi ci sarà tutto il Lamrim, è Lojong, come ho detto, tutto il Lamrim è il sentiero del Lojong. Quando la vostra mente diventa Lamrim, la vostra mente diventa Lojong. Ma il vostro Lamrim e Lojong, in particolare il Lamrim e Lojong, e quindi Lojong nella Machopa, per esempio, dopo Bodhicitta, c'è la pratica del Tonglen e utilizzare la felicità e la sofferenza nel sentiero per l'illuminazione. Tutte queste stanze, tutti questi versi sono tutti quanti Lojong, addestramento mentale. Per cui non ho terminato. C'è una cosa. Qualche tempo fa avevo menzionato una cosa veramente molto importante. Ho menzionato riguardo al rallegrarsi, al gioire. Anche se voi non avete niente, non avete niente a comprare, però andate nel supermercato, andate nel mercato e vedete le altre persone che sono contente, quindi dovete rallegrarvi tutto il momento, da casa fino al mercato, poi quando tornate indietro, tutte quante le cose buone che vedete, anche le persone che hanno delle belle case, hanno dei bei giardini, e pensare: Oh, quanto è meraviglioso che queste persone godono, sono felici, hanno un bel giardino, hanno una bella casa. Un esempio come questo avere qualcuno che ha dei buoni amici, un buon marito, o delle persone gentili. Quanto è meraviglioso che quella persona, sono contente che hanno un buon marito, una buona moglie. Qualsiasi cosa voi vedete, un'automobile, come ho menzionato prima, dovete generare felicità, di essere contenti, meditate sulla felicità, anziché essere gelosi ed essere arrabbiati e gelosi. Create un sacco di problemi come montagne, così, in questo modo. Così viene il cancro, avete un sacco di malattie e poi morite. E adesso c'è questo virus. Ho già menzionato questo. Ho detto per esempio. Yeah.
so you okay. Per esempio una moglie, un marito, quello è un esempio, un ragazzo, una ragazza, voi avete una connessione fisica con qualcuno, e quando voi sentite questo, quando sentite questo, voi vedete questo o sentite questo, allora dovete essere vi impazzite completamente. Vedete, queste sono cose che succedono e poi in quel modo siete negli inferi, voi non siete nati negli inferi, non siete rinati negli inferi, però la vostra mente è nell'inferno. Come essere umano avete la mente nell'inferno, non riuscite più a dormire, non riuscite più a mangiare, non potete più godere il cibo, anche se avete un palazzo pieno di diamanti o siete in un palazzo di oro, diamanti, non potete più goderlo. Non riuscite più a godere ed essere contenti. E addirittura, allora, si arriva al punto di cacciare via la persona che vi sta causando nella vostra testa questi problemi. O voi scappate via, o mandate via la moglie, o mandate via il marito, o il ragazzo, o la ragazza, il vostro partner. Quindi, così. Questo è... Adesso dovete comprendere. Dovete comprendere che questa è... Quella è la visione... è la visione dell'afferrarsi, l'ignoranza che si afferra all'io, la visione dell'ignoranza che si afferra all'io. Non c'è un vero io da rinascita senza inizio, non è mai esistito neanche un secondo, neanche per un secondo, non è mai esistito neanche per un secondo. Ma appare a causa delle impronte negative accumulate da rinascita senza inizio, per cui appare dopo che uno ha etichettato, che uno ha etichettato io, e questo appare l'io, e al 100% ci si afferra al 100% a quello come se fosse veramente vero. Questo è quello che succede. Questo ha a che fare con l'io. C'è Dayunanji, c'è Centushe. Penso nel Buddhista Cervatara forse. Se c'è l'io, ci sono gli altri. Realizzando la vacuità, che l'io è vuoto di vero io, quello è il beneficio. Ma credendo in questo, voi diventa ancora di più, non vi preoccupate, questo argomento ne parleremo di più, adesso introduco semplicemente questo argomento. Questo è meramente etichettato, l'io che è meramente etichettato, e quindi appare, ma dovrebbe apparire come mero nome. Dovrebbe apparire come mero nome, proprio esattamente come era veramente etichettato, dovrebbe tornare indietro così, no?
ma per noi esseri senzienti, escluso gli esseri aria che hanno realizzato direttamente la vacuità nella meditazione equilibrata di concentrazione univoca, li hanno meditato, altrimenti quando escono appare l'io come reale esistente dalla sua parte, fino a che le impronte mentali negative non sono completamente eliminate, il continuo mentale a causa delle afflizioni mentali da rinascita senza inizio non sono, finché non cessano, allora non, quando ottieni l'illuminazione non ci sono più impronte mentali negative, non ci sono più le oscurazioni negative, le oscurazioni sottili sono completamente purificate. Quindi Buddha non ha assolutamente nessuna allucinazione, non ha delle visioni dualistiche, non ha delle visioni dualistiche della vera esistenza. Buddha non ce l'ha, soltanto gli esseri senzienti, solo noi esseri senzienti, compresi gli esseri aria, che non sono in meditazione univoca, solamente nella meditazione equilibrata. Allora, soltanto quando sono nella meditazione di concentrazione non hanno l'allucinazione, però quando escono dalla meditazione di concentrazione hanno l'allucinazione dell'apparenza di vera esistenza. Anche loro hanno questo. Quindi, non come me, come anche non ho assolutamente realizzato la vacuità, assolutamente no. Quindi, se voi avete quello, il vero io, allora ci sono anche i veri altri, c'è il vero io e quindi ci sono anche gli altri che sono veri, e quindi da quello sorge l'attaccamento, la rabbia, tutte queste cose sorgono. E poi se voi vi prendete cura dell'io, da quell'io che come se veramente esistente, e non vi prendete cura degli altri, no, vi prendete cura dell'io, del vero io, vi prendete cura del vero io, quindi da quello, allora, e poi se si riesce a lasciare andare e non avere e non prendersi cura degli altri, lasciare andare gli altri, da quello viene l'attaccamento, il rancore, la rabbia, e quindi qualsiasi cosa che è il pensiero egoistico o l'attitudine autogratificante, e in particolare l'attaccamento che si avverrà a questa vita. Quindi quello che vi piace, quello che vi piace, allora sorge l'attaccamento. No, ma sono capa nell'amicemo, dice l'ignoranza che si afferra all'io come reale esagera esagera la mera etichetta, la esagera, e quindi sulla base di quello allora si etichetta buono o cattivo. Quindi queste sono esagerazioni, e quindi su quelle basi sorge l'attaccamento, e poi dopo di questo buono e cattivo, dopo di quello l'attaccamento e la rabbia sorgono. Dopo che uno è discriminato, allora sorgono l'attaccamento e la rabbia. Ecco perché il modo, questo concetto errato, il modo di apprendere gli oggetti,
potete provare che sono completamente sbagliati, potete provare che analizzando la realtà, analizzando la, cos'è la realtà, dovete analizzare ciò che è la realtà. La realtà la realtà non è come voi credete, la realtà non è come voi la prendete. Non esiste, non è lì, non c'è. Potete provare questo che è un concetto sbagliato, che potete provare che è un concetto sbagliato e che non esiste, non esiste. Quello in cui si crede non esiste. Questo è veramente una cosa veramente logica, è scientifico, è la vera scienza logica. Se voi analizzate, è esattamente quello che scoprirete. Quindi, da questa visione, la visione dell'ignoranza che si afferra all'io come reale, nella visione dell'attitudine autogratificante, dell'egoismo, questo concetto errato, questa visione. Questa è la mia vera moglie, questo è il mio vero marito, questo è il mio ragazzo, questa è la mia vera ragazza. E quindi c'è attaccamento e rabbia. E quindi e tutto questo è in accordo alla visione, quello che voi fate è in accordo alla vostra visione dell'ignoranza che si afferra all'io, in accordo alla visione della mente egoista, in accordo alla visione del vostro attaccamento e rabbia. Vi do un altro esempio, totalmente, totalmente, se voi esaminate è proprio così. È completamente senza senso, non ha senso la vostra vita, quello che voi credete, quello che vi dà. Un altro esempio: quando i bambini giocano nella sabbia, dicono di questa, mettono la sabbia, dice, ah, questa è la mia casa, mettono la sabbia sui loro piedi e loro dicono, ah, questa è la mia casa, e poi c'è qualcuno che la distrugge, ah, lui mi ha distrutto la mia casa, e si mettono a piangere. Questo è quello che noi pensiamo, che quello è veramente infantile, questo è il modo che noi pensiamo che è veramente infantile. E questo è come fanno i bambini, che credono che hanno distrutto. Vi do un altro semplice esempio. Nella visione del bambino, la visione dell'infantile, è reale. Ecco perché loro piangono. Perché? Perché loro credono che sia vero. Ecco perché piangono. Per cui ora, esattamente la stessa cosa, mettetevi, confrontate con loro. Vi do l'esempio l'esempio dei bambini quando giocano e quando li disturbate, no? È un esempio. Ora, qua, adesso, quello che voi fate è esattamente uguale come i bambini. È esattamente uguale come fanno i bambini. E fisicamente siete semplicemente cresciuti, fisicamente siete più alti e loro sono piccoli fisicamente, ma è la stessa cosa, è lo stesso non senso. Quando i bambini credono che ci sia una vera casa e loro piangono, e noi pensiamo che quello è completamente un gioco da bambini, è completamente senza senso. Così, allo stesso modo, così il vostro corpo è molto più grande, più lungo, avete più anni, ma la vostra visione, il vostro comportamento è esattamente uguale a quello dei bambini. È esattamente uguale a quello dei bambini. Io avete lo stesso, esattamente, il vostro comportamento è esattamente come quello dei bambini. La vostra visione, il vostro comportamento, la vostra condotta, la vostra visione è lo stesso. Non segue la saggezza, non ha assolutamente alcuna, non ha nessuna logica.
Non ha assolutamente nessuna logica, è semplicemente viene così perché a causa delle abitudini del passato non c'è assolutamente alcuna logica, non ci sono assolutamente, mentre invece l'amorevole gentilezza, la compassione, la saggezza, come il samsara nella natura della sofferenza, nella gentilezza degli esseri senzienti, la vacuità, tutte queste, pensando c'è la logica, pensando con la logica, queste possono essere sviluppate, potete svilupparle fino a che non realizzate la vacuità. Anche se prima sembrava senza senso, sembra che si parli di senso di eternalismo. E cos'è quell'altra cosa che si chiama eternalismo? E nichilismo. E nichilismo. Ma poi piano piano voi capite, quindi adesso vi do un altro esempio, oltre alle citazioni di Lamasan Kappa. Lamasan Kappa è importante per realizzare, esattamente, quando le leggo voglio, tornerò a parlare di questo, quindi un altro esempio. È come i bambini, o è veramente facile da capire quello che voi fate qua adesso, è esattamente come quello che fanno i bambini, la visione dei bambini, e voi credete in quella visione esattamente così, così, esattamente così, la stessa cosa. E quindi poi le tre prospettive principali del sentire, la rinuncia, il bodhicitta, la giusta visione, tutto il lamri, tutta la radice del sentiero dell'illuminazione, la devozione al guru, da lì il sentiero graduale dell'individuo, capacità inferiore, intermedie, superiore, ebbe il bodhicitta con la vacuità, poi il tantra, allora potete essere completamente liberi, completamente per sempre dall'oceano di sofferenza del samsara, dall'oceano di sofferenza degli inferi, degli spreti, degli animali, degli esseri umani, sono gli azzurri, tutti quanti gli esseri, e così potete ottenere l'illuminazione e cessare tutte le oscurazioni e completare tutte le realizzazioni. Cessate tutte quante le oscurazioni e completate tutte le realizzazioni. Sanghe, o perlomeno così, dovete sapere questo. E potete così beneficiare innumerevoli esseri essenziali, dovete sapere questo. Per cui voglio dirvi questo, per cui vedete ora nel rallegrarsi, nel gioire, sì, voi gioite anziché arrabbiarvi ed essere gelosi, l'opposto dell'attitudine autogratificante, opposto dell'attitudine autogratificante, opposto dell'egoismo, voi rallegratevi, gioite. Oh, proprio siccome io voglio la felicità, esattamente come anche gli altri esseri senzienti vogliono la felicità, tutti gli esseri senzienti vogliono la felicità, tutti gli esseri senzienti hanno bisogno della felicità. Quindi pensate in questo modo, questo dovete cominciare da quello. Perché ecco perché questa persona, il mio ragazzo, la mia ragazza, il mio marito, il marito ha bisogno della felicità, quella persona ha bisogno della felicità. Quindi loro possono ottenere la loro felicità e così possono. Wow, quanto è meraviglioso che loro hanno ottenuto questo. E dovete assolutamente rallegrare, non dovete dire arrivederci rabbia, arrivederci di essere in grado di gioire di questo. Ah, esattamente così. E veramente siete veramente molto contenti. E veramente create così delle buonissime relazioni. Create veramente delle buonissime relazioni. C'è tantissima felicità nella famiglia, altrimenti ancora ripetutamente incontrate, vi sposate con qualcuno e poi ancora la stessa cosa, succede la stessa cosa, perché è proprio l'abitudine, rinascita senza inizio, quindi ancora si sposa con un altro, poi dopo c'è ancora, e poi ancora le persone, e poi si sposano per tante volte, molte volte si sposano con altre persone, poi dopo si sposano ancora, poi ancora
e poi si separano e così via. E quindi voi non vi arrabbiate, non diventate gelosi e non create un karma negativo, non create karma negativo rallegrandovi o gioendo, solo buon karma. Perché voi così, in questo modo, mantenete la vostra mente molto sana, così tenete anche il vostro corpo molto sano, esattamente così. Questo viene di conseguenza. Quindi ho menzionato. Qualche tempo fa, you know, I think I told you, ho pensato, ve l'avevo detto, avevo detto di scrivere nel vostro diario. L'ho detto, non so se mi avete preso seriamente oppure no, però siccome questa è la mia esperienza, per cui ve lo sto dicendo. Voi lavorate in un centro, lavorate in una famiglia o in una compagnia. Se qualcuno fa degli errori, se qualcuno fa degli errori, sì, certo, questa persona, a causa della sua ignoranza, per cui non dovete incolparli, non dovete incolparli, oh, questa persona è veramente negativa, ha fatto questo errore, wow, e poi dopo lo dovete schiacciare, lo distruggete in pezzi. No, non dovete fare così. Anziché fare così, questa persona ha fatto questo errore a causa dell'ignoranza. E quindi non dovete arrabbiarvi, dovete sentirvi contenti, dovete essere contenti, non dovete sentirvi negativi pensando. È a causa della sua ignoranza che ha fatto questo errore, a causa della sua ignoranza, per cui questo fa sì sorgere compassione, fa sorgere compassione per aiutare quella persona, anziché arrabbiarvi con quella persona, di ucciderla o di trattarla male. Gli errori sono causati dall'ignoranza e sono fatti dall'ignoranza, per cui uno così non si sente arrabbiato con la persona, però e questo porta è veramente molto importante, non soltanto porta della pace, ma anche voi così avete compassione, il pensiero di aiutare. E vi ho dato un esempio, il mio esempio, quanto questo insegnante della scuola di dialettica che è stato ammazzato. Ho parlato della storia, no? Ho fatto una citazione, ho dato la citazione da Paldendrakpa, Chandragirti, Paldendatra, che è Chandrakirti. Una citazione molto importante. Per cui questo leader deve conoscere questo. Chiunque ha delle responsabilità, chiunque è la guida di un'organizzazione, sì, o il capo famiglia, o anche se voi non siete leader, comunque avete bisogno di questo. Comunque dice, non c'è l'errore degli esseri senzienti, è l'errore delle afflizioni mentali. Questo non è l'errore degli esseri senzienti. Questo è l'errore delle afflizioni mentali. Paldendavadrappa è uno che ha scritto degli argomenti di Madhyamika, Umajupa. Questo è l'errore delle afflizioni mentali.
esaminando bene gli eruditi, non distruggono gli esseri senzienti. Ma ricordando la gentilezza degli esseri senzienti, non li criticano. Questo è quello che è detto da dice Chandrakirti. Quindi questo è un sostegno a quello che ho detto prima. Quando voi lavorate in un centro, lavorate in una compagnia, o siete un re, o siete un ministro, nella famiglia, o anche se voi non siete un leader, però il leader ha molto potere, ma anche quando voi non siete un leader, voi dovete conoscere questo, dovete praticare questo. Così, in questo modo non vi arrabbiate. E invece di arrabbiarvi, loro fate sorgere compassione. Questo aiuta. Questa è la possibilità per fare questo. E quindi la felicità, diciamo, la ragione minima è che se voi volete la felicità dovete fare questo, non dovete pensare alla felicità degli altri esseri senzienti. Se volete voi la felicità, volete fare questo, semplice, questa è la ragione. Però se voi non volete la felicità e allora volete soltanto la sofferenza, allora quello dipende da voi. Come Sua Santità e Dalai Lama dice, riguardo a Dogen, naturalmente sono liberi di scegliere, no? Cioè, Sua Santità ha spiegato le ragioni e le persone vogliono continuare a praticarlo, allora quello dipende da loro. La Sua Santità non sta spingendo le persone a praticare il buddismo, no, la Sua Santità non dice questo. Dice che le persone sono libere di scegliere qualsiasi tipo di religione loro vogliono seguire. Questo è veramente molto importante. Questo modo, quello che succede, non è un errore degli esseri senzienti. Degli esseri senzienti, quello è in particolare gli esseri senzienti. Questo è un errore delle afflizioni mentali. E esaminando bene gli eruditi, non disturbano gli esseri senzienti, non si arrabbiano con gli esseri senzienti, non li disturbano, ma pensando alla loro gentilezza non li criticano. Poi pensavo che ho scritto qualche cosa qua. Perché diventa un sostegno a quello che ho detto prima. Perché è la stessa cosa per ottenere l'illuminazione. Questa indipendenza del Buddha, ma anche indipendenza degli esseri senzienti. Potete ottenere l'illuminazione, indipendenza degli esseri senzienti, certo. Buddha, Dharma e Sangha divengono dagli esseri senzienti. Altrimenti non avremo Buddha, Dharma e Sangha. Se voi prendete rifugio in loro, voi ottenete la rinascita superiore, potete essere liberi dal samsara, potete ottenere essere liberi dai reami inferiori, potete ottenere l'illuminazione. Non succede. La stessa cosa, indipendenza degli esseri senzienti, la vostra illuminazione dipende dalla gentilezza degli esseri senzienti. Quindi, per cui è la stessa cosa, è come se voi rispettate il Buddha, il vittorioso, per quale motivo non rispettate gli esseri senzienti? Questo è a sostegno delle citazioni di Buddha, questo è veramente molto importante. Ah,
È veramente molto importante. Il settimo Dalai Lama. Come ho menzionato prima, ricordate, da quando siete nati, non avete assolutamente neanche un secondo di libertà, di siete liberi di vivere, non c'è libertà di vivere. Quindi voi nella presenza, siete alla presenza del Signore della Morte, voi correte verso il Signore della Morte come un messaggero. E come in Tibet c'erano i messaggeri, ho sentito che c'era, avevano una cintura rossa e poi avevano una campana e suonavano con questa campana ed era come correndo e allora arrivavano come dei messaggeri. Normalmente noi stiamo correndo verso il Signore della Morte. Noi corriamo verso il Signore della Morte come messaggeri. Anche se voi dite sono vivo, però siete in pericolo di, o siete nel processo della morte, nel processo della morte. Costantemente ci avviciniamo al nostro Signore della Morte. Siamo per esempio, chi è che colui che sta per essere sicuramente ammazzato c'è la sentenza della morte che verrà ammazzato. Verrà ammazzato, che morirà sicuramente. Allora, a quella persona, ogni passo che fa si avvicina alla morte, a colui che lo ucciderà. E così per la vita di tutti quanti gli esseri umani, esattamente così. Ci avviciniamo sempre di più al momento dell'essere giustiziati. Ci sono delle persone che muoiono con il cancro, per esempio, adesso con il virus nell'ospedale, che stanno morendo. E le persone che dicono, oh, sono vivo. Però stanno morendo, però sono vivo. La persona sta morendo, però dice, ma in realtà
siete nello stesso processo. Esattamente come quella persona. E siete nel processo della morte, ma anche voi siete nel processo della morte. Ma secondo dopo secondo, secondo dopo secondo. Dal momento che siete nati, secondo dopo secondo. E poi il Sassimo Dalila dice: E da quando siete nati non avete la libertà di vivere neanche per un secondo, costantemente, costantemente, velocissimamente, costantemente andate verso la morte, andate verso il Signore della morte, il Signore della morte, alla sua presenza. Esattamente dopo la nostra nascita, costantemente. Quindi un significato di drola è gli esseri senzienti. Non c'è una neanche un momento di poter vivere senza andare verso alla morte. E quindi continuamente andiamo verso la morte. Per cui dro vuol dire andare. In tibetano vuol dire dro, vuol dire andare. Drowa è proprio questo. Il significato di drowa è proprio quello. Dalla nascita fino continuamente. Secondo dopo secondo, continuamente andiamo verso la morte. Adesso noi siamo qui, continuamente andiamo verso la morte. Ogni giorno, ogni ora, ogni secondo, continuativamente, velocissimi. E poi non abbiamo purificato il karma, se il karma non è stato purificato abbiamo creato un più karma negativo del karma positivo, e quindi ogni secondo noi ci avviciniamo ai reami inferiori, agli inferni, ogni giorno, ogni secondo, secondo dopo secondo ci avviciniamo ai reami degli inferni. Così, per cui se voi non purificate il karma negativo, è proprio così. Le persone che vedete al mattino, alla sera, al pomeriggio, sono morte. Nel cumulo degli insegnamenti è detto: al mattino voi vedete molti esseri senzienti, molti esseri capaci. Al mattino voi vedete molti esseri capaci. Al pomeriggio alcuni di loro non li vedete più. Vuol dire che sono morti. Nel pomeriggio non li vedete. Alcuni non li vedete più. E nel pomeriggio vedete molti esseri capaci. E poi la mattina successiva ci sono alcuni che non vedete più. Questo è da Gyalwa Kalsangyas, il settimo Dalai Lama. Quindi vuol dire che sono quello che vedete nel pomeriggio, magari la mattina non le vedete più perché sono morti.
Ma sì, quindi è quello che succede in questo mondo. Poi il settimo Dalai Lama Gyalwaka Sangyaso disse: Il settimo Dalai Lama disse: a quest'ora di oggi, quando fate, date consigli di domare i nemici, e sviluppare o guidare o sviluppare gli amici, in quel momento fisicamente il corpo è felice, il corpo sta bene, è comodo, e anche la mente è la mente è ridente. La mente ride fisicamente, vuol dire che la mente è contenta. Fisicamente voi siete a vostro agio, comodi, e mentalmente anche ridete. È così. Quando voi fate, per esempio, date dei consigli riguardo a domare gli nemici che non vi piacciono, e poi con gli amici e i parenti per guidarli, per svilupparli. Durante la notte, ma alla sera, ma la sera nel cimitero c'è il corpo. Al mattino voi fate la consultazione, il corpo è comodo, la mente ride, date consigli su come domare il nemico e guidare. E guidare gli amici, ma alla sera il corpo succede che è nel cimitero, cioè che è nel cimitero alla sera alla sera il corpo succede che è nel cimitero e gli uccelli, i cani mangiano il corpo nel cimitero. Al mattino così, ma poi alla sera è completamente diverso. È vero questo, no? Vedete queste cose, questo cambiamento, completamente cambiata la vita. Potete vedere il cambiamento da quest'anno all'anno scorso, e poi da questo mese, il mese successivo, da questa settimana, la prossima settimana. I cambiamenti che avvengono giorno dopo giorno, con questo che noi stiamo parlando, che si cambia anche in un giorno, nel mondo, è quello che succede. Mm.
Voi preparate un cibo, fate un cibo, delizioso, preparate un pranzo delizioso, veramente elaborato, molto buono. Proprio c'è lì il momento che state per mangiare, per godere, e allora all'improvviso avviene la morte. Proprio così. Proprio in quel momento che state per mangiare, bam! Milarepa disse. Mi dà ciò a te me, le rendere di Dio. Mi dà ciò a te me, c'è di ciò sono. Mi verrebbe di dire, è molto importante, scrivetevelo nel vostro diario. Ricordando l'impermanenza e la morte, voi conquistate la pigrizia, il mare della pigrizia. Ricordandosi l'impermanenza della morte, quando qualsiasi cosa voi facciate diventa Dharma. Santo Dharma, non Dharma mondano, ma solo Santo Dharma. Dovete differenziare questo. Quindi, ricordando l'impermanenza della morte, non sarete sotto la pigrizia e l'attaccamento. Riuscirete a superare la pigrizia. Vedete? Voi potete conquistare la pigrizia, il mara della pigrizia, lo vincete. Qualsiasi tipo di pratica di Dharma fatta verrà fatta oggi, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo. Altrimenti il vostro scopo principale della felicità è la felicità di questa vita, la felicità di oggi, proprio adesso, non Dharma. Anche se voi pensate al Dharma è buono, io pensavo sì, lo farò la prossima vita, quando voi diventate molto vecchi, e non adesso. La felicità di adesso, di quest'anno, di questa settimana, di questo mese, di oggi, di adesso, è la cosa più importante, adesso. E così, continua così. Tutta la vita va così, continua così, sotto il controllo degli otto dharma mondani, l'attaccamento, la non virtù. E quindi tutta la vita viene completamente sprecata e voi non praticate il dharma. Per cui, ricordando l'impermanenza e la morte, qualsiasi cosa è fatta diventa santo Dharma. E qualsiasi cosa non vuol dire soltanto meditazione, non soltanto studiare il Dharma, o leggere i libri di Dharma, prendere gli insegnamenti, non solo questo. Anche, anche camminando, stando seduti, lavorando, dormendo, ogni cosa diventa Dharma. Dovete pensare così, dovete pensare questo. Questo è quello che vi dico. Dovete conoscere questo. È così, voi... Così sarete capaci di rendere la vostra vita veramente significativa, di non rinascere nei rami inferiori e di ottenere le rinascite superiori,
E non solo questo, di essere liberi dal samsara e ottenere lo stato di grande beatitudine, della pace, del nirvana, non per rivestirti, non solo questo, ma per ottenere il grande nirvana, la grande illuminazione per gli esseri senzienti. È veramente incredibile. Ok, ci fermiamo qua adesso. Donne simte tamte lai se nor bole lapi dun jodu pe samba hitak tu che bojim pashu kandu suda Chedanye kola mintaksi Shinla sampa takpa Ichoto chepajin pashu Shinlam kundoranyo lakto che Yeah, one young boy, yeah.
sāṭhāpe śāblā sūrvādi me me cheve te chen chen re se che me kembe vāṁ vō jāmbe gāṁ gebe tsūgen tsūngāpa lo sāṭhāpe Shabla sovade me me cheve ter chen chen resi che me kebe wang bo jambe ya ka chen kebe so ye chong kapa lo san thang ke Shabla sovade